Ciao a tutti, oggi leggendo questo libro volevo parlarvi anche voi di questa curiosità, una curiosità di una piccola storia di Bagnolo Cremasco. Sto per raccontare una storia veramente accaduta. Nel lontano 4 settembre del 1511, storico Pietro Terni scrive: a 2 ore di notte il cielo era sereno, la luna quasi al dritto nel cielo. Trascorsa una nuvoletta pareva nel cielo, si vide uscir tal splendore che in tutto l'emisfero desse lume. Si sentirono tre boati, simili ad artiglieria, tuoni lunghi. E facelli ardenti di vulcano. E tanti sassi piovvero dal cielo, grossi e piccoli, tra l'Adda, Montodine e Moscazzano, e tra le ville del Ceredano. Nel territorio di Bagnolo Cremasco cadde un sasso molto grande, che nel cascar mosse più di un carro di terra. Dall'impatto si divise in due, un pezzo fu inviato per il podestà di Cremona verso Milano con una carretta e due buoi, poi fu mandato al re di Francia. Tali sassi erano di materia congelata, poderosi, con odore sulfureo, di colore di cenere, pendenti al nero. Ci divertiamo anche così, siamo ragazzi. Ciao ciao!